Un saluto ai lettori di Gossip News. Beh, un bacio e viva l'amore sempre. Sei in gran forma, tutto bene, come stai? Raccontaci. Sono in gran forma, dai, perché sono un po' abbronzata. No. Dove sei stata? No, ho lavorato, ho fatto teatro. È un testo americano di Colette Friedman sull'eutanasia, con Lisa Gastoni, Selvaggio Quattrini, Antonella Attili. Quindi un tema molto serio? Molto serio, sì. Quindi siamo molto... Ma ti spaventava un pochino? Perché è un tema che comunque divide l'opinione pubblica, per lo più. Sì, poi peraltro io ammazzo mia madre. X Factor, tua mamma adesso non è più nel cast, ma tu come hai vissuto la sua partecipazione e anche la sua, alla fine, il suo recesso? No, io mia madre l'avevo sempre molto fortemente dentro di me, sia da fuori X Factor che dentro, ed è una donna che io amo e stimo molto al di là che mia madre. Poi, pensando che anche mia madre ed è stata una delle donne credo più belle nel mondo, ma non perché mia madre, perché oggettivamente parlando la faccia come la sua è una, e sono una sua stimatrice, però l'importante è che lei stia bene. Poi adesso cosa fai? Adesso sto finendo di fare questa, riprenderemo forse aprile la tournée, nel frattempo però ho dei doppiaggi, un documentario sulla sindone, ne uscirà. Insomma, sempre temi tosti, sempre temi tosti, perché sono temi tosti proprio non ci sono. E l'amore, tutto bene? Sei bella sorridente, quindi sembrerebbe di sì. Sì, ma sai, ma il sorriso, quando uno si vede molto è perché nasconde un pianto.